Al via il nuovo percorso formativo che vede in sinergia l'Istituto di Istruzione Superiore Sacco di Sant'Arsenio e la BCC di Sassano nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Questa mattina presso l'Istituto Scolastico Sant'Arsenese la firma della convenzione finalizzata a potenziare e qualificare l'offerta formativa degli studenti del Sacco del terzo, quarto e quinto anno, permettendo loro di svolgere diverse attività tra le quali tirocini formativi presso le filiali dell'Istituto di Credito di Sassano. Un'iniziativa che ancora una volta dimostra la vicinanza della BCC di Sassano al territorio e ai suoi giovani, che avranno anche la possibilità di mettersi in mostra e farsi notare. Presenti per la firma del protocollo d'intesa per l'Istituto Sacco il dirigente scolastico Cono Alberto Rossi e la docente di economia aziendale Brunella Viglione, e per la BCC di Sassano il presidente facente funzioni Rosa Lefante e la responsabile organizzazione Antonietta Femminella. È un'iniziativa che io trovo lodevole, grazie alla BCC di Sassano. È un'iniziativa che veramente rende giustizia ad una scuola laboratoriale. Io del resto lo predico da tanti anni, che la scuola deve essere laboratoriale. Teoria e pratica devono fondersi insieme, anche perché i ragazzi possono in questo modo veramente i contenuti appresi durante il corso degli studi possano estrinsecarsi poi nella pratica. La BCC di Sassano è sempre pronta a queste bellissime iniziative e infatti abbiamo risposto subito all'invito che ci è stato fatto dall'istituto e quindi siamo ben lieti di ospitare questi ragazzi nel nostro istituto, anche perché questo modello didattico appunto dell'alternanza scuola-lavoro si basa su di un tirocinio formativo che i ragazzi faranno presso la nostra azienda, quindi saranno affiancati da dei tutor e quindi in questo modo l'Istituto di Credito si mette a disposizione per elargire tutte le competenze necessarie affinché questi giovani si formino nella nostra azienda. Questi rapporti che abbiamo avuto anche già in passato con la banca di Sassano e che adesso continuano veramente ci inorgogliscono, e quindi ci saranno degli incontri formativi con i ragazzi, dei tirocini, la simulazione di attività imprenditoriali, quindi apriamo tutti gli sbocchi occupazionali ai nostri futuri diplomati dell'ITE di Sant'Arsenio a Sacco. Con piacere riprendiamo questa collaborazione che già in passato abbiamo avuto con l'istituto. Infatti abbiamo già ospitato dei ragazzi per fare dei tirocini presso di noi e quindi abbiamo fatto anche dei progetti per quanto riguarda simulazione di impresa. Infatti il progetto SIPI, che ha avuto molto successo in varie scuole del territorio e anche nell'istituto Sacco, attualmente stiamo ospitando anche dei tirocini dell'università di Salerno, abbiamo ospitato tirocinanti dell'Università di Potenza, quindi diciamo che la nostra banca è aperta ai giovani che saranno appunto il futuro del nostro territorio.